E da Rovereto ci spostiamo alla Vis perché oggi all'oratorio di La Vis c'è stata la festa regionale delle famiglie numerose, ovvero un momento di socializzazione per quelle famiglie composte da più di 4 figli. Sentiamo. Una confusione che è sinonimo di vita, di cui i bimbi rappresentano la parte senz'altro più bella. Loro, i protagonisti della festa delle famiglie numerose, oggi alla Vis, un modo per incontrarsi, conoscersi, ma anche discutere delle problematiche comuni. Com'è avere 4 figli e aspettare un quinto? No, è bello, sono cose che ti arricchiscono, poi sono cose piacevoli, ogni giorno ti danno allegria in casa, sono le cose che secondo me danno proprio il senso della vita, ecco. E questa riunione che senso ha? Qual è il significato? Mettere in contatto delle famiglie che sono appunto numerose? Cioè, ritrovarci più che altro anche per confrontarsi e poi discutere anche dei problemi che comunque quotidianamente hanno sia i bambini, cioè le famiglie che hanno un figlio, ma in particolare quelle che hanno 4, 3, 4, sicuramente si moltiplicano i problemi. Però sono la stessa cosa, sono cose che vedo che a volte si ottimizza di più, perché quando si hanno ad esempio 3, 4 figli si riesce a. Forse disciplina quasi militare, non lo so, però se sono meno viziati i bambini, quindi si organizzano, si aiutano fra di loro, iniziano proprio a. Cioè, è diverso secondo me. Quanti figli avete? 8 e tre quarti. Aspettiamo Siete in attesa del nono? il nono, sì. Rappresentate un po' una mosca bianca, a dire la verità, in Trentino e anche nel resto d'Italia. Sì. Com'è gestire tutti questi bimbi? Mamma. Niente, giorno per giorno affrontiamo le solite cose di sempre. L'Associazione Famiglie Numerose raggruppa in Italia 10.000 famiglie con almeno 4 figli. In Trentino conta quasi 150 famiglie associate, 110 in Alto Adige. Un trend in potenziale di crescita. Statisticamente sono infatti 3.000 le famiglie trentine composte di 4 figli e 6.000 quelle con 3 figli. L'associazione è molto giovane, nasce nel 2004 per dare voce appunto alle famiglie numerose che in questo momento insomma, in Italia sono sempre di meno. Cresciamo i ragazzi, gli uomini e le donne di domani, insomma i figli non sono una cosa privata ma sono veramente la società del futuro.